Amici di calciomercato.it, ben ritrovati Carlo Roscito, Riccardo Meloni soprattutto. Ciao Rick. Ciao Carlo, ciao a tutti, bentrovati. Tutto Come va? Come stai? bene, tutto bene, tutto bene. Pronti per un weekend interessante di calcio, c'è un sacco di roba. Weekend lungo che parte con un big match che poi ci invidia tutto il mondo, no? Con Empoli Torino, la sfida clou di questo weekend di calcio che si conclude tra l'altro lunedì all'Olimpico tra Lazio e Inter, ma questo contenuto è dedicato alla Juventus, in particolar modo a questo calciatore qui, che qua Federico Gatti. sembra Carlo Parola, no? Dell'album delle figurine, no? In copertina le figurine È Panini, vero. è lui, è il simbolo della Panini. Però per dire cosa su Federico Gatti, caro Riccardo, tu che sei uno dei più esperti conoscitori del mondo Juventus, cosa c'è da dire? Perché sta per arrivare un rinnovo, cioè arriva sotto l'albero, Gatti trova il rinnovo di contratto. Era molto atteso, è un rinnovo di contratto che era iniziato, le trattative per il rinnovo già questa estate, quando il giocatore aveva delle offerte anche dall'Inghilterra, diversi sondaggi fatti in Premier League per Gatti. All'inizio, appena arrivato Thiago Motta, si pensava a una possibile cessione del giocatore perché non sembrava perfetto per i parametri di Thiago Motta. Poi Thiago Motta è stato il primo a essere stupito in realtà dallo spirito di adattamento di Gatti, come ascoltava e apprendeva dalle richieste di Thiago Motta, per cui è diventato, l'abbiamo visto già, la prima di campionato, era fascia di capitano a braccio, titolarissimo, poi l'infortunio di Bremer, tutto quello che è arrivato dopo. Adesso Gatti è un giocatore centralissimo nel progetto Juve. Si era iniziato a parlare di rinnovo, poi è arrivato l'infortunio di Bremer, che paradossalmente ha rallentato la trattativa, perché la Juventus a quel punto ha detto: aspetta un secondo, dobbiamo capire cosa facciamo a gennaio. Non perché non ti vogliamo rinnovare, ma perché abbiamo un attimo bisogno di capire quanto possiamo spendere a gennaio prima di Okay. concludere l'accordo Questione di con Pioli di priorità. nuovo. Esatto, questione di priorità. Massima apertura da parte di Gatti e l'entourage sull'aspettare la Juventus. Nelle scorse settimane c'è stato un nuovo avvicinamento definitivo e ormai anche determinante, per cui prima di Natale è atteso l'annuncio della Juventus del rinnovo di Gatti, che ha già un contratto lungo con la Juventus, perché il contratto attuale di Gatti con la Juventus scade nel 2028, quindi aveva già un contratto lungo, però È un non, adeguamento. sì, un adeguamento, non rappresentava, diciamo, lo status che adesso ha conquistato all'interno dello spogliatoio della Juventus e della rosa della Juventus, per cui lo si vuole blindare con un rinnovo che sarà 2029, probabilmente con opzione fino al 2030, potrebbe non essere già direttamente fino al 2030. Però cambia veramente poco la formalità, perché in Ma realtà è scusa, sempre quello. ma ti faccio una domanda, perché poi la Juventus, soprattutto per la difesa, ha fatto un ragionamento simile con altri calciatori, altri interpreti e forse un altro livello, no? Parlo di Chiellini, di Bonucci, che poi, vabbè, è andato anche al Milan, però, aspetta, che poi ho lo starnuto in canna. No, ti stavo dicendo, avevo lo starnuto in canna. No, se c'è l'obiettivo, appunto, vista la scadenza lunga, è di trasformare Gatti in un uomo spogliatoio, in una delle colonne della Juventus che poi potrà modificare di assetto in panchina come progetto tecnico, però la Juventus è sempre stata molto attenta, a mio avviso, da esterno, lo dico, a calciatori che potessero anche accogliere i nuovi e fargli capire: oh, sei arrivato alla Juventus, qua funziona così, qui devi marciare in un certo senso, in un certo modo. È quasi un dirigente nella rosa, esagero forse nel discorso. No, no, Secondo me no. ha visto in Gatti questo tipo di profilo. La Juventus è molto attenta, come dici tu, a questo aspetto ed è molto attenta agli italiani, cioè avere degli italiani che formano uno zoccolo duro a livello di leadership nello spogliatoio. Gatti sicuramente va dietro a questo filone, questa tradizione che la Juventus ha sempre cercato di mantenere. Lui ha preso sempre di più anche questa figura, sia nel cuore dei tifosi, per i modi di Gatti che lo rendono odiatissimo dagli avversari, ovviamente uno dei calciatori considerati più antipatici ai tifosi avversari, però anche molto amato allo stesso tempo dai tifosi della Juventus, un po' come era Chiellini, che poi stiamo parlando di un difensore che se Gatti facesse la metà di quello che ha fatto Chiellini, la Juventus stappa oggi proprio. Però è un giocatore Chiellini che era odiato dagli avversari, in campo molto irruento, tosto con tutti. Gatti è Certo. così, non ha la stessa
qualità difensiva di Giorgio Chiellini, però è un giocatore che sta crescendo tantissimo anche sotto quel punto di vista. Dalla carica, qua lo vediamo in azione contro il Manchester City, questa semi rovesciata era diventata un po' il simbolo della partita tra Juventus sì. e City, con Gatti che va a dare la carica per cercare di segnare, di sbloccare la che la poi che cos'è l'azione che porta all'1-0 di Vlahovic, giusto? Esattamente, è sì. un attimo prima, perché poi il cross passa, arriva sul secondo palo Yildiz che la rimette, arriva Yildiz, palla dietro di Vlahovic, però parte da qua, da Gatti che dà la carica in attacco, no? Poi copiato da McKennie con successo, perché McKennie trova la porta e anche il gol con quella giocata. E Gatti prende 1,5 milioni di stipendio netto alla Juventus attualmente, per questo c'è questo rinnovo, l'adeguamento starà, probabilmente aggiungerà tra tutto 1 milione in più. Che non è neanche una cifra eccessiva, lo possiamo dire. Cioè, no, secondo me, anche una per un giocatore che in questo momento è titolare della Juventus, ci sta. Ma questo perché? Perché è cambiata l'aria in casa Juventus. I nuovi acquisti, i giocatori che sono arrivati quest'estate, che la Juventus ha anche speso tanto per prenderli, non hanno ingaggi come avevano qualche anno fa i calciatori della Juventus. Coop Miners 4,5 milioni netti, Douglas Luiz 5 milioni netti. Comunque sono stati più bassi anche gli acquisti più costosi della rosa, hanno avuto un ingaggio veramente, veramente basso. Perché è cambiata la filosofia? La Juventus è disposta a spendere qualcosina in più per il cartellino, ma mantenendo monte ingaggi veramente più basso e sotto controllo, ecco. Più che basso. Senti, invece la considerazione, perché prima avevi parlato di odio, simpatia calcistica, naturalmente, dei tifosi che non sono della Juventus e di quelli invece juventini. Secondo te la considerazione che hanno oggi i tifosi bianconeri e quelli esterni, qual è di Gatti? Perché io continuo a vedere un difensore molto, molto, molto sottovalutato. A me è sempre piaciuto tantissimo. Poi si è sempre fatto il paragone con Chiellini, folle, senza alcun tipo di senso, però per me è molto forte, per me è veramente forte, e forse proprio il curriculum, il Frosinone, la Serie B, il percorso un po' più tortuoso, gli hanno messo l'etichetta di calciatore quasi miracolato, no? Nello stare alla Juventus, come se non meritasse fino in fondo la titolarità, un ruolo da protagonista in una squadra come la Juve. E a mio avviso il rendimento e le prestazioni dicono tutt'altro, ma anche nella scorsa stagione, io l'avevo al Fantacalcio, quindi me lo guardavo anche con molta attenzione. Per me a livello di prestazioni veramente ne sbaglia poche, ecco, mi ricordo quel Sassuolo-Juventus, per il resto è uno che sta sempre lì sul pezzo, è uno deciso. Dimmi tu, lui ha pagato secondo me un po' il fatto di fare il salto Serie B Juventus, cioè dal Frosinone alla Juventus, che è un salto ovviamente quantico, nel senso che passi in una dimensione completamente diversa, non solo sei in Serie A che già è un altro mondo, ma sei alla Juventus, quindi nelle squadre top di Serie A in cui gli standard sono altissimi, quindi partito con un po' di pregiudizio. Però, come dici te, le prestazioni in campo sono sempre positive. Cioè, lui si fa trovare presente contro Manchester City, doveva marcare Erling Haaland, l'ha fatto alla grandissima. A fine partita sono scambiati la maglietta, lui e Haaland, lui era contentissimo di questo aspetto, essere riuscito segnare. Perché quella la metti su eBay, vale tantissimo. Mi sa che se la incornicia se la tiene lì dicendo vabbè, questa... No, ma io dico Haaland che vende Haaland, quella di Gatti, sì. Su subito.it. Se la trovate, c'è uno a Manchester che sta vendendo quella, sapete chi è, probabilmente il vichingo. C'è un po' questo, è sottovalutato anche secondo me, anche dai tifosi avversari è un po' sottovalutato, ho pensato sempre ma sì, ma questo è il Frosinone, invece il giocatore c'è e il rinnovo della Juventus certifica questo status ormai raggiunto come un calciatore da Juventus, quindi scordiamoci il arriva dalla Serie B, arriva dal Frosinone, è un calciatore da Juventus e adesso si va a prendere completamente la scena al riguardo, per cui tutto molto bene. Vediamo adesso in casa Juventus cosa succede sui rinnovi, perché l'abbiamo chiesto anche nel sondaggio di oggi sul profilo X di calciomercato.it. Ce lo guardiamo. Dopo il rinnovo di Federico Gatti, ormai in chiusura, quale altro calciatore deve essere blindato dal nuovo accordo in casa Juve? Vince Savona 55%, su Vlahovic 36% e McKennie 9%.
Te l'aspettavi una votazione così sbilanciata nei confronti del giovane terzino? Sì. No, sai che mi aspettavo in realtà anche molti più voti per McKennie, perché in realtà le situazioni contrattuali sono McKennie scadenza 2026, ha rinnovato quest'estate di un anno aggiuntivo per stare un po' più tranquilli. E nel suo ruolo di jolly, tuttofare, lo metti dove serve, sta facendo molto bene quest'anno, anche quest'anno, che poi ha fatto bene anche l'anno scorso, questo McKennie. Per cui da lui mi aspettavo che i tifosi volessero un contratto un pochino più lungo. Vlahovic, scadenza 2026, ne parleremo anche in un prossimo video. La sua situazione è quella più complicata e i tifosi, più che blindarlo, vorrebbero cambiare l'accordo con Dusan Vlahovic. Savona, in realtà, ha un contratto fino al 2029 con la Juventus, se non vado errato. Sì, 2029, rinnovato quest'estate, però ha rinnovato con un ingaggio parametrato a quello che era Savona quest'estate, quindi un ragazzo della next gen, no? Fa fattura a fine mese, a partita IVA sta Esatto, ragazza cioè, qua. quindi anche qua le prestazioni di Savona, che è un altro giocatore che merita veramente parole di elogio per quello che sta facendo in questa stagione, anche contro Manchester City, grande prestazione con Doku. Quest'anno ha fermato giocatori come Doku, Kvaratskhelia, Leao. Tutte le volte che hanno giocato contro di lui non sono riusciti a Certo. fare la differenza come hanno fatto sempre, per cui per un ragazzo della sua età è qualcosa di eccezionale. Anche su Savona, magari non subito, potrebbe arrivare a fine stagione, ci si aspetta un accordo nuovo che lo metta lì dove sta un giocatore da Juventus. Che lo vada a premiare anche dal punto di vista Sì. economico. Allora, chiudiamo qui il contenuto. Poi, naturalmente, ricordiamo a tutti gli amici di seguirci sui canali social, di attivare le notifiche sul canale YouTube. Anche oggi tanti contenuti, tra cui un altro sempre sulla Juventus, ma relativo alla posizione di Dusan Vlahovic, come ha anticipato già Riccardo. Quindi andate un po' a navigare sul nostro canale YouTube per rimanere aggiornati. C'è il sito internet calciomercato.it. Di più non sappiamo cosa dirvi, e quindi tanti cari saluti e al prossimo contenuto. Ciao Rick, Ci vediamo al ciao a prossimo, tutti, ciao! ciao.